Ciao ragazze, ciao ragazzi, Lugano addio di Ivan Graziani. Vediamo come suonarla in versione da spiaggia, come piace dire a noi, o strumming, come dicono quelli bravi. Come al solito, vediamo prima un esempio di come è possibile eseguire la canzone, poi vediamo lo schemino riassuntivo per capire come gestire il pattern ritmico con la mano destra per dare le pennate, e poi vediamo alla fine le inquadrature strette della mano destra e della mano sinistra con i diagrammi degli accordi che scorrono in sovraimpressione. Prima di cominciare, consueti avvisi ai naviganti. Vi ricordo che se siete iscritte o iscritti al mio blog potete venire a scaricarvi il PDF stampabile con le sigle degli accordi di questa canzone e di tutte le altre di cui ho fatto dei tutorial fino ad oggi. Se non avete mai fatto l'iscrizione al mio blog, venite a fare, perché tanto è gratis e avete accesso a un sacco di materiale. Se non avete mai fatto l'iscrizione al canale YouTube, fatela, perché così quando escono i nuovi video ve li pappate freschi freschi appena sfornati. E infine vi ricordo che se avete difficoltà a seguire tutorial come questo, se in generale sapete suonare qualche accordo ma poi mettere insieme il tutto in un giro musicale o addirittura suonare una canzone vi riesce difficile, ho fatto un corso apposta per risolvere questi problemi che si chiama Corso per principianti di secondo livello. Comunque nel box di descrizione del video trovate tutti i link utili. E adesso ciancino le bande e vediamo come suonare Lugano, 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 Ivan Graziani. Le scarpe da tennis bianche e blu, semi pesanti e labbra rosse, giacca a vento. Oh Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli belli come il lago. Lugano addio, cantavi mentre la mano mi tenevi. Io cantavo di un posto che non avevo visto mai. Tu mi parlavi di frontiere, di finanzieri e contrabbando. Mi scaldavo ai tuoi racconti. E mio padre, sì, tu mi dicevi, qua su in montagna battuto del mio mi domandavi, ed io pensavo a casa, mio padre fermo sulla spiaggia, le reti al sole, i pescherecci in alto mare, conchiglie, stelle, le bestemmie e il suo dolore. Oh Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli belli come il lago. Lugano addio, cantavi mentre la mano mi tenevi. Io cantavi, e non per falsa ingenuità, tu ci credevi, e adesso anch'io che sono qua. Lugano addio di Ivan Graziani, tratto dal suo album del 1977 I Lupi. Credo che sia stata la prima canzone di successo di Ivan Graziani, ed è una canzone veramente interessante perché ha proprio degli spunti letterariamente interessanti, ha una grande scrittura dietro, anche se potrebbe non sembrare. Perché? Perché ci racconta qualcosa anche su di noi, nonostante sia una canzone che ha tante decine di anni ormai alle spalle, ci racconta qualcosa anche su di noi, sul nostro rapporto, diciamo così, con le grandi lotte politiche del passato, la guerra partigiana, che sono un po' storie fondanti del nostro presente, no?
Perché? Perché e lo racconta in modo molto appunto letterario, molto metaforico, perché c'è questa ragazza così che lui descrive come molto bella, affascinante, no? Che gli parla di queste cose, gli canta Addio Lugano Bella, che è un vecchio canto anarchico, che, diciamo, per il movimento anarchico italiano è un po' una sorta di inno, no? Scritto da Pietro Gori alla fine del 1800. Quindi gli canta questa canzone, gli parla del padre che ha fatto la lotta partigiana e appunto lui racconta questa ragazza, questa Marta, come molto affascinante, con le labbra rosse, lo sguardo, gli tiene la mano, canta e dice canta insieme a me. Lo sta seducendo, lo sta chiaramente seducendo. E quindi è un po' una rappresentazione di quanto siano ammalianti, affascinanti queste vecchie storie delle, appunto, le lotte partigiane, la lotta politica. Però al tempo stesso la raffinatezza della scrittura, no? Lui è come se ci stesse dicendo ma io che c'entro questa roba? Ero completamente ammaliato da te, Marta, però ma io che c'entro questa roba? Tu mi dici tuo padre partigiano, io penso a mio padre, ma quello se ne stava su una spiaggia a bestemmiare perché faceva il pescatore, non riusciva a sbarcare il lunario, cioè c'aveva tutto un altro mondo, tutta un'altra vita, tutt'altro tipo di problemi, e che c'entro io questa roba, no? E è un po' quello che potremmo dire noi, no? Perché poi alla fine noi, ma che, cioè, siamo nel mondo, capito, di internet, degli smartphone, ma che c'entriamo noi con i partigiani che stavano in mezzo alle montagne, nei boschi, con i fucili? C'è un mondo completamente lontano da noi, no? Anni luce. E però poi lui alla fine della canzone dice: addio cantavi e non per falsa ingenuità, tu ci credevi e adesso anch'io che sono qua, cioè adesso a distanza di tanto tempo ripenso a te e capisco che mi hai affascinato veramente, mi hai ammaliato davvero, e adesso ci credo anche io a queste cose. Questa Marta è un po' una figura metaforica, no? È tutto molto studiato, e chi ha ascoltato bene anche le altre canzoni di Ivan Graziani lo sa che sono testi molto raffinati. Era un grande cantautore, era un grande chitarrista, un grandissimo cantante perché ha una voce pazzesca, e anche un grande scrittore di canzoni. È una figura veramente sottovalutata nell'ambito del cantautorato italiano, perché dovrebbe essere agli apici, secondo me, e invece viene considerato un po' una figura di secondo piano, ingiustamente. Basta, sto a chiacchierare troppo, veniamo alle cose pratiche. Allora, come si suona la canzone? Innanzitutto senza il capotasto. Io non ce la faccio a cantare come Ivan Graziani, che ha degli acuti pazzeschi, e quindi per aggiustarmi la tonalità della canzone ho messo un capotasto al terzo tasto. Chi ce la fa, perché ha una voce un po' più bassa della mia, può cantare nella tonalità originale della canzone, ma abbassando la canzone di un'ottava. E per le ragazze, per le donne che si vogliono cimentare con questa canzone, probabilmente nella tonalità originale e cantata alla stessa ottava di Ivan Graziani, per voi è molto più semplice, perché per una voce femminile è sicuramente più facile arrivare agli acuti di Ivan Graziani. Quindi, facendo finta che non ci sia il capotasto, perché in effetti non ci dovrebbe essere, gli accordi, intanto siamo in tonalità di Do, gli accordi sono Do, Sol, nella strofa Sol, La minore, Mi settima, poi c'è questo Fa che dura di più. Quando va nel ritornello invece parte col Fa, Sol, Do, Mi minore, poi di nuovo Fa, Sol, La minore. A me piace su Sol La minore fare questa cosa qui, per sottolinearlo, no? Questa è una cosa che in gergo musicale si chiama cadenza evitata. Molto bella. Perché l'orecchio si aspetta Do, invece Ivan Graziani dice no, io te la evito la cadenza perfetta e ti faccio una cadenza evitata. Che ha una sorta di risoluzione come se andasse sul Do, no? Ti dà questo senso di conclusione come se fosse Do, ma al tempo stesso è come se svicolasse, dice no, aspetta, non abbiamo finito, aspetta, sì, facciamo una pausa di riposo su questo La minore, però non abbiamo finito, senti che non sono andato sul Do. Questa cosa si chiama cadenza evitata, adesso, vabbè, così, mi andava di dirvelo, anche se è una nozione un po' avanzata. E dopo il La minore si potrebbe tornare sul Mi minore, a me piace restare sul La minore però. Sinceramente non mi ricordo, probabilmente anche nella canzone originale Ivan Graziani rimane sul La minore, e adesso non mi ricordo. Si potrebbe tornare sul Mi minore, ma secondo me rende meglio se restiamo sul La. Poi
ricomincia a fa, sol, do, mi minore, e poi c'è questo accordo strano, re, che è fuori tonalità, perché in tonalità di do ci dovrebbe essere il re minore, invece lui va sul re, molto bello, e poi torna sul do. Poi c'è questo piccolo, fa questa cadenza fatta così, che questo è un re minore settima, sol e do. Ok, poi dopo vediamo tutti gli accordi. Adesso vi volevo accennare, il giro è abbastanza lungo, perché ci sono vari accordi che poi tra strofa e ritornello sono pure diversi, quindi bisogna memorizzarli un po'. Il fa, per chi non sa fare il barré, perché ancora non ha imparato, potete farlo in questa maniera qui, poi dopo magari ve lo faccio vedere da vicino. Comunque si fa in questo modo, terzo dito sulla quarta corda al terzo tasto, secondo dito sulla terza corda al secondo tasto, primo dito sulla seconda corda al primo tasto, e poi il primo dito però lo schiacciamo per premere anche la prima corda, e così facciamo una sorta di mini barré sulle prime due corde. Per farlo suonare meglio si può mettere un dito anche sulla quinta corda al terzo tasto, quindi l'accordo diventa così. Questo è un fa senza barré, o meglio con un barré, solo un mini barré sulle prime due corde. Se non riuscite a fare neanche il mini barré sulle prime due corde, allora potete fare in questo modo, cioè col polpastrello del dito indice stoppate il miccantino, non lo fate suonare, e così viene un po' più vuoto l'accordo, perché non c'è il fa acuto, però comunque è un accordo di fa. Meglio se riuscite a premere col mini barré, si fa e non è difficile. Per quanto riguarda la ritmica, è molto basica. Così, tutto il tempo così, va benissimo. Io faccio questo doppio, questa doppia pennata verso il basso sulle corde basse. E questo, quindi ci vuole una pennata un po' vigorosa. E che altro volevo dire? Ah, c'è questo giochino qui che mette anche Ivan Graziani nella canzone, con la chitarra lo fa, e sta... le strofe si dividono in due parti, in mezzo, nella parte in mezzo tra la prima metà della strofa e la seconda metà della strofa, quando, prima di ricominciare il giro, lui fa questo giochino qua, re, mi, re, do, perché sta sull'accordo di do, 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 re, mi, re, do. Per farlo vi conviene appoggiare la base della mano sul ponte della chitarra, non c'è bisogno di togliere la posizione del do, perché basta semplicemente la posizione del do alzare il dito medio per suonare re, lo riabbassate, suonate mi, lo rialzate, suonate re, lo riabbassate e suonate l'accordo di do. Ok? Poi ve lo faccio ovviamente vedere quando andiamo a fare l'inquadratura ravvicinata della mano sinistra. Quindi adesso vediamo il solito schemino riassuntivo per capire come gestire le pennate, e poi vediamo le inquadrature ravvicinate di mano destra e mano sinistra. La gestione del plettro delle pennate è piuttosto semplice, perché utilizzeremo un unico pattern ritmico dall'inizio alla fine della canzone, sempre uguale su tutti gli accordi, sia per le strofe che per il ritornello. E il pattern è questo. Quindi, però, come sempre, io ti ricordo che qui vediamo una forma basica, diciamo, di quello che bisogna fare col plettro. Poi, una volta che hai fatto tuo questo pattern, devi imparare a lasciarti trasportare dall'esecuzione, quindi poi variare in base all'estro del momento, diciamo. Questo è un'abilità che poi viene con la pratica e con la dimestichezza che si ha nell'eseguire la canzone, e che però è molto importante, perché rende poi l'esecuzione non monotona e rigida, ma qualcosa di vivo. Ok? Allora, partiamo quindi dall'inizio della strofa. Abbiamo accordo di do
Come sempre contiamo a gruppi di 8, quindi contiamo il gruppo in alto a sinistra, il gruppo in alto a destra, poi scendiamo in basso a sinistra e poi infine in basso a destra. Quindi i primi 4 accordi facciamo questo. Prima pennata verso il basso su 1, 2 niente, pennata verso il basso su 3, sempre su accordo di Do, 4 niente, poi facciamo 5 basso, 6 alto, 7 basso e 8 alto. Quindi viene fuori questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh. Oh, io qui faccio le prime due pennate, quella su 1 e su 3, le concentro sulle corde basse. Quindi non faccio una pennata piena, ma mi fermo, diciamo, sui bassi. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh. Cambiamo accordo e facciamo la stessa cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oh. Questo è Sol. Poi andiamo sull'accordo di La minore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, oh. E su Mi settima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8. Quindi tutto quanto questo diventa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8. Quindi ancora più veloce diventa. Poi la strofa prosegue con l'accordo di Fa, che con il barré si fa in questo modo. Poi andiamo su Do, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, oh. E poi qui facciamo 1, 2, 3, 4, niente, su 5, 6 e 7 facciamo quel piccolo movimento che abbiamo visto. Quindi la suoniamo a vuoto, staccando il dito medio dell'accordo di Do. Poi rimettendo il dito medio sulla quarta corda al secondo tasto, che è la posizione della corda di Do, e poi di nuovo stacchiamo, quindi quarta corda a vuoto, quindi diventa questo. E poi ricominciamo dall'accordo di Do, Sol, La minore, Mi settima, Fa, Fa, Do. Poi chiudiamo il giro restando sull'accordo di Do, quindi rifacendo sempre lo stesso pattern ritmico. Poi vediamo il ritornello, si va sull'accordo di Fa, Sol, Do, Mi minore. Poi Fa, di nuovo, Sol, La minore. Per due volte. Ricomincia da capo, Fa, Sol, Do, Mi minore, e qui c'è l'accordo di Re, per due volte, poi torna su Do, e poi c'è Re settima, Sol, e finisce sul Do. Così si chiude il ritornello. 2, 3, qua. Thank you.
Va bene ragazze e ragazzi, grazie per essere rimasti fino a qui, grazie pure a quelli che hanno chiuso prima. Io in generale spero che questo video comunque sia stato utile a qualcuno. Vi ricordo che se venite sul mio blog e avete un'iscrizione attiva potete scaricare gratuitamente il PDF stampabile con le sigle degli accordi di questa canzone e di moltissime altre. Se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!